questo lungo percorso nato in maggio abbiamo toccato diversi aspetti. Oggi parliamo di fare impresa all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, perché va bene la salvaguardia, ma noi dobbiamo creare anche valore e ricchezza nel nostro territorio. Oggi leggeremo un concorso per cui daremo delle borse premio economiche ai migliori 10 business plan di ragazzi che si mettono in discussione all'interno del parco su progetti veri. Il parco è un valore aggiunto, perché questi territori di montagna, territori che se non ci fosse il parco non avrebbero probabilmente un'altra vocazione, hanno questo valore aggiunto che ha dei vincoli sì, ma può creare anche delle opportunità economiche. Coniugare, trovare le giuste chiavi di lettura, non partire da dogmi assoluti né in un senso né in un altro, trovare una chiave di dialogo può liberare risorse, energie e quindi fare anche economia, perché dobbiamo essere concreti rispetto a chi vuole fare delle cose, e la Regione Abruzzo anche con questo premio vuole incentivare i ragazzi ad alzarsi, uscire di casa e creare le idee, dei progetti che oggi possono veramente essere la soluzione a questo tipo di problema.